Appena raddoppiato Gonzalo Higuaín, siamo proprio al termine di questa partita, di questa prima fase della Champions League, nella quale la Juventus consolida il suo primo posto con un'altra vittoria, una prestazione piuttosto convincente, senza forse sprecarsi nemmeno troppo, ma diciamo che si è rivisto un po' di quello spirito che Sarri aveva chiesto prima della gara, questa capacità di non mollare nemmeno un centimetro sostanzialmente durante tutto l'arco della gara. Primo gol di Cristiano Ronaldo, secondo gol di Gonzalo Higuaín, quindi due terzi dell'attacco premiati, anche perché Dybala è entrato solamente alla fine negli ultimi 20 minuti. Una squadra in pieno controllo delle operazioni. Fatemi spendere un nome su tutti, forse non così atteso, forse un po' strano quello dire, ma migliore in campo in assoluto direi Demiral, mentre in questo momento c'è un'invasione solitaria, anzi è la terza, spero che vediate qualche cosa. Viene preso il terzo invasore solitario di questa partita. Evidentemente si stanno divertendo così, spero che sia stato inquadrato, ecco. Si stanno divertendo così, il terzo invasore solitario, vi stavo dicendo, secondo me un nome su tutti, in assoluto, Demiral. Partita impeccabile, per carità, avversario non trascendentale, ma non ha sbagliato nulla. Secondo me in assoluto il migliore in campo della Juventus, e credo che questa partita gli possa far bene per quanto riguarda la considerazione di Maurizio Sarri, perché se gli si chiedeva un test importante, questo test è arrivato. È finita la gara, quindi Demiral assolutamente il migliore in campo di questa sfida. Poi vabbè, insomma, è chiaro che Cristiano Ronaldo ci ha messo anche il gol, Gonzalo Higuaín ci ha messo anche il gol, buona la prova anche di Rabiot, anche per lui si trattava di un test. Qui ormai c'è invasione totale di campo, io spero che possiate vedere quello che sta succedendo. Ecco, si vede che è un nuovo sport qua di Leverkusen, di invadere il campo, andare a cercare di prendere un souvenir dai giocatori. Quindi finito insomma questa prima fase della Champions League, adesso ci saranno i sorteggi naturalmente di lunedì e vedremo che capiterà con la Juventus, perché insomma può capitare il Tottenham, può capitare il Real Madrid se le avversari più importanti, può capitare il Chelsea, però insomma se la Juventus si rimette a posto, poi mi insegnate che a febbraio insomma le cose possono cambiare sia nel bene che nel male, ma se le cose si rimettono a posto questa Juve non è in grado di tenere queste seconde che potrebbe eventualmente affrontare. Allora, concludendo, mentre la squadra va a prendersi l'omaggio da parte dei tifosi, lo vedete, Demiral su tutti, buona l'indicazione che da parte di Rabiot, in generale una buona Juventus per la vista questa sera, e adesso naturalmente si attende la conferma per la prossima sfida di campionato, perché lì sarà un altro test per capire se qualcosa effettivamente è cambiato, come ha detto Pjanic, visto che la squadra si è parlata, si sono confrontati, e quindi staremo a vedere se ci sarà un'altra risposta sul campo. È tutto naturalmente per il momento, andiamo per l'approfondimento, ci vediamo al prossimo video, ci vediamo. Ciao ragazzi, ciao Leverkusen, ciao Freddy.